Per il giro che andremo a fare oggi, prima bisogna arrivare a Cerbaiolo, che è su di qua. Volevo bere, ma come vedete, niente acqua, belli. Ciao belli! Arrivati al bivio di Cerbaiolo, con calma, andiamo su verso l'eremo. Con calma, sempre con calma. Una sbirciatina va sempre data. Cavalli, Monte d'Olio, panorami, ormai siete abituati, il classico top. Arrivati a questo punto vi troverete ambivio, lassù l'eremo di Cerbaiolo, noi su verso la fonte delle rupine. C'è una bella novità, perché qui, avendo tagliato, ha ripristinato questa parte di strada che, per chi la faceva prima, si ricorderà, era veramente malconcia. Se è meglio o peggio non lo so, ora lo giudicheremo quando siamo in cima. Tanto Cerbaiolo, voilà. Sicuramente meglio, non è che è diminuita la salita, ma insomma, prima c'era una bella base tecnica per andare su, ci voleva. Su cocca, su. E siamo a un altro bivio. Questo ci porta. Arrivo, eh? Allora, a sinistra andiamo verso il punto panoramico Sassi Neri, volendo a Fognano. Noi andiamo su di qua. Come scritto nel cartello, passo di Via Maggio e Fonte delle Rupine prima ancora. Allora, il destino vuole che chi lavorava all'operazione di smaccio è dovuto passare per questa strada, e anche qui, ripeto, la salita è rimasta la stessa, ma prima era difficile, insomma, trovare la traiettoria giusta per arrivare in cima. Adesso, come potete vedere, rimane la salita, ma la facilità di percorrenza è molto maggiore, e qui accumulano legno. Forse continuano anche su. Ed eccoci che siamo ad aprire la prima spinarola di oggi. Le spinarole chiudesle sempre, eh? Va bene, ci vuole stare lì. Dico sempre, perché se gli animali arrivano a strada succede un patatrac, eh? E qui ho lavorato di brutto, eh? Strada qui è un piacere farla in su. Adesso speriamo non abbia rovinato i sentierini. Rovinate tra virgolette, però i single track sono belli così, stretti e con le loro difficoltà. Questa è in salita, venendo su chiaramente avere una strada senza più le canarecce, i fossetti, è migliore. Io in discesa la preferivo prima, sicuramente regala più emozioni rispetto, però è sempre il lavoro che ogni tanto andrebbe fatto, e se lo fanno gratis questi che lavorano, meglio ancora. Olè! Qui siamo arrivati a un altro bivio. Mamma mia, questa all'inizio l'ha lasciata sporca parecchia, eh? Questa è quella che va a Fognano, volendo alla fabbrica dell'acqua minerale, penso di aver detto giusto, insomma, vedete da voi che è mezzo disastro per chi lo deve fare in mountain bike. Io andrò verso di qua, la fonte delle rupine. Bella anche questa, il sentierino che va verso la strada dell'Alpe di Via Maggio. Fonte delle rupine. Lì sopra c'è il sentierino top, infatti potevo fare quello, che tonto. Potete vedere. Ha sempre il suo perché. Odore stalla piena, eh. Vai. Il peggio è passato, credo. Madosca le radici. Su, su, su. Ora, come potete vedere, questa è la parte dove non sono passati, con tutti i scogli come era in origine. E a dire il vero la preferisco anche in su, eh. Rimangio quello che ho detto prima. Posso dirlo? Mi accusano di essere ripetitivo, però voglio dirlo. Bellissimo! Guardate qua. Top. Ok, abbiamo appena chiuso una spinarola.
guardate c'è le vacche, oppla, top, ed eccoci qua, siamo saliti su alle camerelle, lo sguardo un attimo manca il doglio come al solito. Ora continuiamo dritti e andiamo a rincontrare la strada di Cervaiolo che va sulla Via Maggio. Attenzione perché abbiamo ospiti, non so mica come la pensano. La ghiaia fa paura, prima di tutto è importante. Ah! Se c'è il toro si ride comunque. Non è che potresti farvi da parte un attimino, passo, rompo il cazzo, me ne vado? Ci vuole un po' di pazienza, eh? Vanno spaventate perché gli animali reagiscono anche un po' di conseguenza, quindi e questi pesano qualche centinaia di chili, ebbene non provare l'emozione di ritrovarsi un animale di qualche tonnellata che te si sferra contro. Ora queste qui hanno deciso di venire con me. Quante ce ne ho? Brava, andate da là. Perfetto. Grazie mille. Ciao. Questa è da congelatore, mi sa. C'ha dei numeri strani. Ciao! Ci ho alzato la gattina. Ed ecco la spinarola. Che va in chiuse. Sarà ripetitivo, ma l'avete vista anche voi, no? Qual è il rischio? Ed eccoci qua. Che siamo arrivati a riprendere la via di Cervaiolo. Avrei dovuto far passare, ma mi accosto subito, Arrivati all'incrocio di Via Maggio. Ed eccoci qua, dalla strada di Via Maggio. Sì, ora. E poi faccio una giravolta. Devo aprire sto cancello e andare su a Monteverde. Auguri. Strada è bella, ma le rampe non mancano, eh? Direi proprio di no. Dopo cerco un affaccio, ve faccio vedere dove siamo. Peccato c'è Foschia e non rende. La paleolica e la vallata. Là lassù è il Monteverde. E dopo quella cunetta ancora più su, Indisturbato. Che ci aspetta, ma oggi no. Oggi ce ne andiamo altrove. Tanto vedete quest'altra faccia, va qua. Wow. Lassù. Di notte si vede le luci di Arezzo. Incredibile. Che bello. No, ho sbagliato strada, no? Speriamo di no. Tanto è la faccia. Io perché ogni tanto cerco di ingannare Comutte, ma inganno solo me stesso, non so. Vediamo. Qui la via delle mucche. Ma c'è spini bruni. No, spini bruni. Qui che è successo? Uff. È abbastanza scassato. Ma fattibile per tutti. Minchia. Ok. Peccato la foschia. Ma una cartolina più bella di questa è dura trovarla, secondo me. Bacca al pascolo.
panorama perdi d'occhio, ripeto, peccato la foschia. Ehi! Ti spaventare, eh? Ehi! Passo! Ehi! Ehi! L'hai mai visto il bacia? Posso passare? Sì, un attimo. Qua. Ma che serve il drone qui? Forza, qui la tuna sembra aver intrapreso il suo corso dalle foglie che c'è per strada, bello. Ora iniziano i colori più belli di tutti, eh? Altra rampetta. Stiamo andando verso Pian della Capanna, non so se l'avevo detto. Ci troviamo al totem che indica il sentiero, la salita per il Monte dei Frati. E se capisco bene, Monte dei Frati, 1:30, però c'è il divieto a cavallo e mountain bike. Leggo bene, è un divieto di mountain bike e cavallo. Quindi va presa da un'altra parte per andare al Monte dei Frati. Pian della Capanna, Monte Maggiore, Bocca Trabaria, Monte Verde, Passo di Via Maggio. Eh sì, da qui c'è un limite di divieto ai cavalli e alla mountain bike. Parla chiaro, non credo che sto sbagliando. E sotto c'è anche il cartello Badia. Va bene, oggi non è la nostra meta, noi andiamo a scoprire un altro sentiero. Per andare al Monte dei Frati sono sempre passate di qui e qui i divieti non ci sono. Però molto probabilmente riprendono lo stesso sentierino che lascia i divieti. Quindi, a meno che non ci siano altri cartelli lassù, resta un palliativo quel divieto ai cavalli alla mountain bike quando a 200 metri c'è un'altra strada che rimbocca il sentiero. Suppongo, non c'è niente di certo perché non sono intenditore di sentieri di queste zone, però. Va bene. Peccato sta foschia, oh. Oggi era bellissimo.